Siamo in compagnia di Emilio Puricelli, capo equipe della squadra equestre lombarda, che torna trionfante da Verona perché ha vinto la Coppa delle Regioni a Verona Under 21. Complimenti innanzitutto. Grazie, buongiorno. Allora, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Allora, diciamo Emilio, subito che è stata una grande soddisfazione, è inutile sottolinearlo, no? Certo, siamo andati per questo, per cui dopo due secondi negli ultimi due anni quest'anno ce l'abbiamo fatta. Come dopo due secondi? Negli ultimi due anni abbiamo fatto solo secondi. Vabbè, insomma, dai, diciamo che comunque questa è stata una grande soddisfazione, quindi un grande lavoro di squadra, assolutamente. Sì, questa è la cosa che ha chiesto Umberto Lupinetti, il presidente, anche ai ragazzi, che è importante, soprattutto con i giovani, impostare il lavoro tutti insieme. Eravamo tutti lì belli uniti, vicini. La gara è stata difficile fino all'ultimo e poi per fortuna appunto è andata bene. Ecco, ecco, quali caratteristiche deve avere un giovane che in questo senso... Prima di arrivare a vincere, innanzitutto per partecipare, innanzitutto per avere, per far parte di un'equipe come la vostra? Beh, sono già dei ragazzi che hanno una certa esperienza, hanno già fatto delle gare di un certo livello, perché erano tutti con il secondo grado. Noi abbiamo deciso, io e Lupinetti, di cercare di fare una selezione solo su quelli che hanno il secondo grado, visto che poi a Piazza di Siena, altra Coppa dei Giovani, possono partecipare solo quelli col primo grado. Per questa ragione abbiamo fatto una selezione e non si sono presentati in tantissimi, questa è l'unica cosa. Noi da 28 secondi grado che avevamo disponibili si sono presentati solo in 12, tra questi 12 abbiamo fatto i 4 più l'individuale per andare appunto a Verona. Ecco, ma quanto lavoro c'è dietro a questa preparazione, dietro a questa vittoria? Beh, il lavoro è individuale, durante l'anno li guardiamo, li conosciamo e poi guardiamo i risultati e poi appunto nella selezione valutiamo il momento di forma, perché chi rimane escluso non è che non è capace, però conta il momento di forma. La selezione è stata effettuata al concorso di Vermezzo due settimane prima, per cui dobbiamo valutare il curriculum ma anche lo stato attuale, perché la gara veniva 10 giorni dopo. Per entrare nello specifico, ci dici i nomi e i binomi della tua squadra vincente? Sì, il primo a entrare in campo è stato Umberto Donati, che ha iniziato subito il primo giorno con un percorso netto, che ci ha dato un po' in là. Il secondo a entrare in campo è stata Melanie Reiter. Terzo Ignazio Boldi, per la seconda fase, perché la gara si svolge su due fasi, la prima con un'altezza 1,25 m e la seconda 1,30 m. E ultimo a entrare in campo è stato Michele Previtali, che è stata la nostra sicurezza, che nella seconda giornata è quello che ha messo a segno i due percorsi netti, per cui è stato sofferta fino all'ultimo. Però c'è da aggiungere anche che a titolo individuale il quinto, che abbiamo schierato, Arneo Donebel, ha vinto la categoria del 125, per cui doppia soddisfazione sia per la squadra che quello a titolo individuale. Una buona sintonia quindi tra cavalieri e cavalli. Certo, nonostante la pressione che hanno, l'emozione che c'è per entrare in quell'arena e sentire un po' la gara, i ragazzi sono stati molto bravi, perché hanno mantenuto una certa concentrazione nonostante appunto la pressione che avevano tutti quanti, per cui abbiamo sofferto, ripeto, un po', però alla fine il risultato è stato buono. Ecco, al di là del successo sicuramente quest'anno meritatissimo e quindi sicuramente avete festeggiato. Beh, certo, abbiamo anche organizzato, è stato ben organizzata anche questa cosa dal papà di uno dei componenti della squadra, che aveva un presagio, non so che cosa, per cui anche in quel momento lì è stato un bel momento di aggregazione, tutti insieme, abbiamo festeggiato con gli amici, con i parenti, per cui è stato bello anche questo. Ecco, dicevo, al di là di questo, come vi siete trovati? Com'è stata l'accoglienza veronese? Beh, a Verona lo sappiamo, da anni l'organizzazione è una macchina grande, difficile da mettere insieme. I giovani, le gare nazionali dei giovani sono sempre quelle magari un pochino più trascurate, perché arriviamo che i lavori ancora non sono proprio finiti, però poi l'arena lì, il campo, l'arena principale dove abbiamo stato noi, quella dell'internazionale, della Coppa del Mondo, è uno spettacolo. Poi dopo passa tutto, quando c'è la gara, l'adrenalina della gara, tutti i problemi vanno via. Comunque, al di là dell'inizio che è sempre un po' difficile, poi le cose funzionano bene. Poi diciamoci la verità, un bel bicchiere di Amarone? No, l'Amarone è troppo forte, no? Un ripasso allora? Abbiamo festeggiato con dello champagne. Ah, intenditori, ma uno champagne italiano o francese? Adesso mi chiedi troppo, non mi ricordo, io ho bevuto solo.
abbiamo solo bevuto. No, vabbè, ma è stato giusto un goccio, c'era da lavorare ancora. Senti Emilio, un'ultima cosa, prossimi traguardi? Ma come regione ogni anno abbiamo questi due appuntamenti, Piazza di Siena e Verona, che sono importanti, per cui questo è il lavoro del comitato regionale, che per l'anno prossimo dovremmo lavorare su quelli più giovani, perché a Verona, a Piazza di Siena, come dicevo, vanno quelli col primo grado. Ma il lavoro, ripeto, è sempre individuale, i ragazzi devono continuare. In Lombardia abbiamo dei ragazzi di grande talento, il maggiore in questa squadra aveva 17 anni, per cui tutti giovanissimi, mentre la gara è under 21, le altre squadre che erano sulla carta probabilmente più forti di noi quest'anno avevano anche degli young rider che appunto sono dai 18 ai 21 anni, per cui il lavoro deve continuare per la loro carriera, e poi noi siamo lì per cercare di prenderli quando ci servono per i nostri traguardi. Ma voi siete stati più forti di tutti, lo ricordiamo, avete vinto la Coppa delle Regioni a Verona Under 21, quindi noi ringraziamo il capo equipe della squadra equestre lombarda Emilio Puricelli per essere stato con noi per l'Opinione Equestre. Da Francesca Cheyenne è tutto, grazie. Grazie a voi.